La squadra mobile di Crotone ha individuato e fermato due presunti scafisti di nazionalità irachena che sarebbero stati alla guida della barca carica di migranti giunta nel porto Pitagorico il primo ottobre scorso. I due sono indagati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Nella serata del primo ottobre è arrivata nella struttura portuale un'imbarcazione a vela con a bordo 46 migranti di nazionalità iraniana ed irachena che era stata intercettata al largo delle coste crotonesi dalla Guardia Costiera. Sin dalle prime ore successive allo sbarco, l'attenzione degli investigatori si è concentrata. Sui due soggetti di 47 e 23 anni, indicati dagli altri migranti come coloro i quali avevano condotto l'imbarcazione durante il viaggio dalla Turchia. Ulteriori elementi indiziari sono stati estrapolati da alcuni smartphone dei migranti, nei quali gli investigatori hanno trovato alcuni video e fotografie ritraenti proprio due rakeni al timone dell'imbarcazione nella plancia di comando. Alla luce dei risultati delle indagini, i due sono stati sottoposti a fermo e condotti nella casa circondariale a disposizione della Procura della Repubblica.